ammutoliscono. Tutti diventano grandi sostenitori di Giovanni Falcone, tutti grandi amici. E invece non è così. C'è un ricordo, più di ogni mia parola, che ha fatto Ilda Boccassini, un magistrato che ne ha preso il testimone, nel ricordo dei 10 anni della morte, e scrive: «Non c'è stato uomo in Italia che ha accumulato nella sua vita più sconfitte di Falcone. Bocciato come consigliere istruttore, bocciato come procuratore di Palermo, bocciato come candidato al CSM e sarebbe stato bocciato anche come procuratore nazionale antimafia, se non fosse stato ucciso. Eppure ogni anno si celebra l'esistenza di Giovanni come fosse stata premiata da pubblici riconoscimenti o apprezzata nella sua eccellenza. Un altro paradosso. Non c'è stato uomo la cui fiducia e amicizia è stata tradita con più determinazione e malignità». Queste parole non devono più uscire, almeno dal mio cuore non sono mai più uscite. Ogni volta ricordare che cosa è stato fatto contro un talento. E soprattutto quando le cose mi vanno male, per esempio, no? Quando sento che, come a tutti credo, che non ce la fai, che vanno sempre avanti i peggiori, quando senti come in questa fase, che il governo è già caduto, il governo è già caduto, ma si ha paura di fare un passo avanti, perché si ha paura di diventare bersaglio della macchia del fango. Quando succede questo? Io penso alla forza del talento di Giovanni Falcone, che era il talento di un uomo che adorava vivere. Lo scrivono tutti gli amici, i giornalisti che gli sono stati vicini, lo scrivono tutti, no? Amava vivere, voleva vivere, adorava la vita. E soprattutto aveva un principio che lo guidava. Era quello di pensare di poter essere felice solo se lo sono anche gli altri. E che il diritto, e quindi la battaglia alle mafie in questo meraviglioso e dannato paese, il diritto è l'unica premessa per la felicità. E a questo che penso nei momenti più difficili. Thank you.